È partito con il voto al circolo di Fiorenzuola il fine settimana, probabilmente decisivo per il congresso provinciale del Partito Democratico, che domani vedrà tra gli altri impegnati anche gli iscritti di Piacenza Città e di Castel San Giovanni. A Fiorenzuola il segretario di circolo uscente Enrico Berti, candidato unico, è stato confermato con 88 sì a fronte di 10 no e 3 schede bianche. Per quanto riguarda l'accesa competizione per la segreteria provinciale, invece, 58 preferenze per Gianluigi Molinari, 41 per Roberta Valla e 2 per Elisabetta Rapetti. Alla lista di Molinari vanno dunque 3 delegati per il congresso, alla Valla 2 e uno resta per il momento in sospeso e verrà assegnato con il meccanismo dei resti, quando tutti i circoli piacentini si saranno pronunciati. Oggi sono in programma 7 assemblee, domani addirittura 8, tra cui quelle di Piacenza e Castel San Giovanni, i cui esiti saranno molto importanti per capire in che direzione si sta indirizzando la corsa alla segreteria provinciale, visto l'alto numero di delegati in palio. A Piacenza si sfidano anche 3 candidati per la guida del circolo cittadino: il segretario uscente Cristian Fiazza, sostenitore di Roberta Valla, Paolo Scoccai, legato a Molinari, e Marco Biasetton, abbinato a Elisabetta Rapetti. Appuntamento alla Camera del Lavoro dalle 9.30 alle 18.00.